E ben ragazzi, sono Dark Soul e oggi andiamo a vedere finalmente, ragazzi. Cioè, a me piacciono un botto i Pokémon, quindi togliamo Katsuko. Andremo a giocare a Play House. Alla Play House. No, sembra Granny, ma vabbè, entriamo. Ragazzi, io la vedete questa tizia sopra vicino a questi Pokémon? Lei sarà la nostra istruttrice, come piccolo spoiler. Vabbè, lasciamola parlare quando entriamo. Vai. Pokémon. Casetta dei Pokémon. Ok, tocca per iniziare, andiamo. Tocca in un punto qualsiasi. Ci stavo pure parlando, vabbè, andiamo. Parla. La casetta dei Pokémon ti dà il benvenuto. È qui che i Pokémon come Pikachu vengono a giocare. Io mi chiamo Lina e sarò la tua guida per tutto il tempo che passerai qui a giocare con i Pokémon. Lascia che ti mostri un po' in giro. Questa è l'anticamera della casetta dei Pokémon. Da qui puoi andare dove vuoi. La casetta dei Pokémon ha un sacco di stanze da esplorare e di giochi in cui partecipare in compagnia dei Pokémon. Qui c'è il cortile dove puoi giocare con i Pokémon con i quali hai fatto amicizia. Qui c'è la torre dove puoi suonare e guardare le stelle nel cielo. Questa è la saletta dove puoi dar da mangiare e prenderti cura dei Pokémon. Da questa parte c'è la stanza dei giochi dove potrai risolvere rompicapi, leggere delle storie e giocare ad acchiapparella con le torce. Mentre sei qui, incontrerai sicuramente un sacco di Pokémon. Prima di iniziare l'esplorazione, diamo un'occhiata ai tuoi amici Pokémon. Va bene. Ci ho detto un po' di cose, meno male perché altrimenti io sarei morto. Vabbè. Andiamo. Vediamo i Pokémon che abbiamo. A parte Pikachu. Spero di avere anche Eevee. Questi sono i tuoi amici Pokémon. Qui puoi vedere tutti i Pokémon con i quali puoi giocare. Ehi, ora puoi giocare con Pikachu. A quanto pare hai appena fatto amicizia anche con altri Pokémon. Chansey! Snorlax! Wobbuffet! Raichu di Alola! Nucleo di Zygarde! Scorri con il dito sui tuoi amici Pokémon per vedere tutti i Pokémon con i quali hai fatto amicizia. Tocca un Pokémon per sentirne il nome. Tocca qui per tornare all'anticamera della casetta quando hai finito. Ah, ragazzi, vi avviso che questi Pokémon ancora li dobbiamo sbloccare perché adesso lo vedrete. Vi faccio solamente sentire. Partecipa ad altri giochi per far nascere il Pokémon da quest'uovo. Ok. Io, ragazzi, mi ricordavo solamente che questo era amico di come si chiama? Del Team Rocket. Vabbè, abbiamo, aspetta, abbiamo Pikachu, abbiamo questa, abbiamo Snorlax, abbiamo questo, abbiamo questo e basta, possiamo andarcene. Chiudiamo il video, ciao ciao, scherziamo. Scherziamo, ancora dobbiamo vedere i minigame, eccetera. Prima che mi dimentichi, devo spiegarti come si fa a fare amicizia con altri Pokémon. Puoi fare amicizia con dei Pokémon facendone schiudere le uova. Ecco il tuo primo uovo di Pokémon. Porta quest'uovo con te mentre giochi con altri Pokémon e vedrai che presto si schiuderà. Chissà che Pokémon c'è dentro. Quando si schiuderà l'uovo, il Pokémon che nascerà verrà aggiunto ai tuoi amici Pokémon. A quel punto potrai anche giocarci nel cortile. Quando questo si sarà schiuso, ti regalerò un altro uovo. Ti auguro di riuscire a far nascere in questo modo tutti i Pokémon disponibili per aggiungerli ai tuoi amici. Toccando qui puoi scoprire quanto manca alla schiusa. Ecco
perdiamo tempo. Da dove vuoi cominciare? Allora, abbiamo la playhouse, ovvero la stanza per giocare. Abbiamo il cortile per la sala per cantare e guardare le stelle. Dove vuoi andare? Stai zitta. Io direi la sala grande. Perché è molto importante idratarsi e mangiare, ragazzi. Mica giocare. Ecco la saletta. I Pokémon vengono qui per fare uno snack e per rilassarsi. Qui potrai dar loro da mangiare delle deliziose bacche. Qui potrai prenderti cura e fare la toletta ai tuoi amici Pokémon. Cosa ti piacerebbe fare? Allora, vi avviso che questo gioco è disponibile su Android, si chiama Casetta dei Pokémon, ma comunque... Andiamo a giocare con qualche Pokémon! Stai zitta! Stavo dicendo che tutte queste cose sono tutte quante mie. Andiamo. Si mangia! Anche mangiando si gioca. Guardate. Guarda che mio gioco, questo qua è il primo che mi ha fatto divertire più di tutti. I Pokémon adorano fare merenda con le bacche. Dai da mangiare a ciascun Pokémon la bacca che preferisce. Te la stai cavando benissimo. Sì, dobbiamo prenderle uno al volo. Tutto sommato è bellissimo, raga. Bel lavoro. Tutti i Pokémon sembrano essere saturi e felici. Non so cosa significa saturi. Il guscio si sta rompendo. Non so cosa. Giochiamo ancora. Non so cosa significa Satolli, ma credo che significa hanno finito di mangiare, se sono pieni. Tocca qui per giocare a un gioco diverso. Tutti i Pokémon sembrano essere esatto il felice. Bene, ti hai rotto un altro po'. Giochiamo ancora. Io solamente dopo un po' possiamo... Vi faccio vedere come si sta schiudendo l'uovo, perché raga, mi sa che l'uovo non è tanto importante, anche se sia. L'uovo è importante, ma questo gioco è meno importante. Mi raccomando, ragazzi, se sbagliate un oggetto non vi... Stai cavando benissimo. Testa zitta. Allora, vi stavo dicendo... Bel lavoro. Tutti i Pokémon sembrano essere saturi e felici. Vaffanculo, stai zitta. Te la stai cavando benissimo. Guarda tutte quelle piccole crepe. Giochiamo ancora. Cioè, nel senso che questo gioco è utilissimo, cioè è bellissimo. Bel lavoro! Ma... fatto. Non troppo bello, ma comunque potete scaricarvelo gratuitamente. Ottimo lavoro! Stavo per dare una cosa sbagliata. Questa cosa non fa bene. Allora, per cominciare, questo gioco è bellissimo. Bel lavoro! Tutti i Pokémon sembrano essere saturi e felici. Ci sei quasi! Riesco a sentire dei rumori dall'interno. Giochiamo ancora! Facciamo questo minigioco per un po'. No, Pikachu. A Pikachu lo devo nutrire. Te la stai cavando benissimo! Perché Pikachu è bello e quindi ce l'ho messo. Bel lavoro! Ben fatto! Ottimo lavoro! Ce l'hai fatta! Tu, vado subito! Tutti i Pokémon sembrano essere saturi e felici. Il tuo uovo sta per schiudersi. L'uovo è nato. Cody, ora puoi giocarci in cortile. Bellissimo, Cody. Ecco un altro uovo da schiudere. Veniamo. No, c'era Eevee! Povero Eevee. Cosa ti piacerebbe fare? Toletta Pokémon. Sembra che alcuni Pokémon abbiano bisogno di un po' più di cure. Usa
questi oggetti per prenderti cura dei Pokémon e rimetterli in forma. Presta attenzione ai bisogni dei singoli Pokémon. Bel lavoro! Secondo me questo Pokémon ha bisogno di altro. Non penso che vada bene così. Prova un altro oggetto. Scusate se sbaglio il pavimento, ma non sono molto bravo a fare la doccia. È poco. No. Scusate, un Pokémon come va a sudare? Ben fatto! No! Bel lavoro! Questi Pokémon sembrano sentirsi molto meglio adesso. Guarda, il guscio si sta rompendo. Giochiamo ancora. No! Se ne frega di te, Poplio. E poi anche un pupazzetto di Poplio, però ho perso, cazzo. Cosa ti piacerebbe fare? Niente. Ragazzi, mi serve. Mi sa che il cortile andiamo a esplorare dopo. Andiamo a una stanza di giochi. Giochi. Qui potrai svolgere tante attività divertenti con i Pokémon. Qui puoi risolvere dei rompicapi raffiguranti i Pokémon nel loro ambiente naturale. Qui puoi leggere delle storie divertenti sulle avventure dei Pokémon. Qui puoi giocare ad acchiapparella con le torce e cercare i Pokémon nascosti. Rompicapi! Andiamo a vedere i rompicapi. Trova i pezzi mancanti del rompicapo Pokémon per completare la scena. Trascina ogni pezzo nel posto giusto. Ottimo lavoro! Fatto. Ben fatto! Hai completato il rompicapo. Bene, si è rotto un altro po'. Giochiamo ancora. Sicuramente la rana, poi questo sicuramente non è ovvio. Proprio lo vive sopra l'acqua. Ben fatto, hai completato il rompicapo. Te lo stai cavando benissimo. Guarda tutte quelle piccole crepe. Giochiamo ancora. No grazie, molto gentile. Credo che i libri non li leggeremo, vediamo cosa sono. Storie! Queste sono le copertine perché io sto gioco, l'ho già provato, ho visto tutto. Leggiamo una storia Pokémon. Quale vorresti leggere? Nessuna. Magari farò in un video extra, vi farò vedere le storie. Acchiapparella con le torce. Non vi farò vedere tutti quanti i minigiochi, quindi ragazzi, credo che li farò tre, ho tre, solamente tre, in un video extra. Puoi giocare ad acchiapparella con le torce. Vediamo dove si sono nascosti tutti quei Pokémon. Tocca allo schermo con un dito per puntare la luce della tua torcia. Punta la luce della tua torcia su tutti i Pokémon nascosti. Stop! Bene, hai trovato Raichu dalla palla. T'ho visto! Visto. Guarda, è Cleffa. L'ho visto. Hai trovato Rockruff. L'ho visto lì. Grande, si tratta di Bonsuit.
sacrificare qualcosa. Raga, dove sei ficcato? Raga, dove è andato? Dimmelo tu! Dove sto? Affanculo! Guarda che nascosto che era! No, grazie. Anche se c'era Eevee e Pikachu. Ma secondo me, ragazzi, chi vincerebbe tra una lotta contro Eevee e Pikachu? Scrivete sotto nei commenti, ragazzi, che credete che vince. Mamma mia, ci mancano pochi minuti. Ragazzi, io credo che due cose non esplorerò, ovvero credo una cosa. Cortile. E cos'altro? Ecco la torre. Ai Pokémon piace molto venire qui per guardare le stelle e fare un po' di musica. Qui puoi guardare il cielo stellato. Chissà che cosa troverai nel cielo di notte. Qui puoi fare musica in compagnia di un coro di Pokémon. Io credo che non vi farò vedere, non vi farò vedere il cortile. Stavo dicendo, il cortile, il coso, come si chiama, i libri e il telescopio. Facciamo vedere questo, basta, ci salutiamo. Con i Pokémon. Tocca ai Pokémon per trovare le note della canzone. Una volta identificate tutte le note nel giusto ordine, il coro di Pokémon canterà per te. Allora, iniziamo. Non sbagliare. Non penso che quella sia la nota giusta. Scusa. So che ci sarà quel... Oh mio Dio. Facciamo l'ultima melodia e ci salutiamo, ragazzi. Guarda, il guscio si sta rompendo. Giochiamo ancora. L'ultima volta. Poi, ragazzi, possiamo anche andarci. Vediamo che Pokémon ci sarà. Bellissimi questi. Questi mi piacciono.
Prova. Hai identificato tutte le note. Adesso ascoltiamo. Dai. Ok. Bene, si è rotto un altro po'. Giochiamo ancora. No! No! Anche se lì c'era uno dei miei Pokémon preferiti, ovvero quel cane bellissimo che si teneva la coda. Ragazzi, quindi per questo video ci salutiamo.